Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete sto smontando la mia bicicletta che metterò poi all'interno di quel cartone là dietro, perché nei prossimi giorni la dovrò caricare su un aereo e questo è l'unico modo per poterlo fare. Quindi potrebbe anche essere qualcosa di molto utile per voi vedere come si fa. Per me questa è la prima volta, speriamo che vada tutto bene. Quindi smontare bicicletta e mettere all'interno di un cartone è la prima cosa. Io continuo con il mio lavoro e noi ci vediamo a Lanzarote. Ciao! Guardate, sto andando a vedere la mia auto perché ieri sera sono rimasto bloccato. Ho dovuto accostare l'auto ad un lato. Adesso sto andando a vedere se è tutto a posto. Approfitto per farvi vedere la mia montagna, la Maiella, in tutto il suo splendore. Sta passando lo spazzaneve. Saranno circa 50 centimetri di neve. Pensate un po' se faceva questa nevicata tra una settimana. Eccola qui. Dai ragazzi, stiamo facendo un po' di benzina per i generatori. Questo è il nostro aperitivo. Salute alla salute. Appena imbarcato la bicicletta, adesso tocca a me. Ed eccomi qui, sono a Lanzarote, questa è la struttura che ho trovato. Ho portato dentro la mia bicicletta che più tardi monterò e domani si comincia subito a pedalare. Vi invito ad iscrivervi al canale, quello che per voi è un semplice gesto, per me è molto importante per continuare a mettere sempre più contenuti su questa piattaforma. Per esempio, già a marzo tornerò sul Cammino di Santiago, farò il cammino portoghese, partirò da Porto e poi a primavera inoltrata continuerò il giro dell'Adriatico in bicicletta. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrizione, like, commenti. Molto interessante. Francisco, si sta vedendo un mio video. Il mio primo giorno a Lanzarote sta iniziando. La prima cosa che dovrò fare sarà trovare una bomboletta del gas, perché solo così potrò essere veramente autonomo. A 5 km da qui c'è un Decathlon, speriamo che lì riuscirò a trovarlo. Colgo l'occasione per salutare Francisco. È stato veramente molto molto gentile, mi ha fatto tenere lo scatolone qui che passerò a riprendere tra una settimana. In bocca al lupo per il viaggio. Grazie.
è nuvoloso ma non fa freddo, e pensare che a casa mia pochi giorni fa 50 centimetri di neve. Conviene mettere la giacca perché tira comunque un venticello fastidioso. Ecco il mio Decathlon. Decathlon apre alle 10, mi tocca aspettare un po'. L'importante è che trovo questa bomboletta. Qui a Lanzarote Decathlon ha uno spazio apposito per parcheggiare le biciclette. Vediamo un po'. Piccolo. €5, pensavo di più. Cominciamo subito con un bel vento. Sapeva. Di oggi raggiungere Orzola, circa 60 km. Sono alla ricerca di un meccanico di biciclette e ce l'ho qua davanti perché i freni non vanno bene. 20 minuti di tempo vale la pena perché è sempre meglio non rischiare. Mi vado a prendere qualcosa, ma intanto sono davanti all'oceano, ragazzi. Costate Ghise, nel frattempo faccio uno spuntino. Problema risolto, niente di grave. Comunque non mi hanno fatto pagare niente, sono stati gentilissimi. Che dire? Uno spettacolo. Mannaggia a me, sempre così va a finire. Sarà una salita del 15%. Allora c'è vita, c'è vita qui. Mi hanno consigliato vivamente di tornare indietro perché più avanti la strada diventa molto impraticabile. Devo fare almeno 3-4 km di più.
strada che sembra una normalissima strada è una ciclabile. Si chiama ciclabile del vento contrario. Solo io vado con il vento contrario. Quelle rare volte che passa un'auto su questa strada, perché ogni tanto qualche macchina passa, comunque tiene delle distanze abbondanti alle quali noi non siamo abituati, tipo un metro e mezzo. Complimenti. Quelli che vedete davanti a me non sono semplici colline, sono tutti vulcani. Quello che vi stavo dicendo prima ce l'ho davanti a me. Vediamo. Guattizza! Sono arrivato quasi in un posto dove mi voglio assolutamente fermare. Vedrete, un paio di chilometri. Mi serve un po' d'acqua. Front row kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't need no. Una delle cose che manca qui a Lanzarote è proprio l'acqua. Quella che c'è è prodotta dai desalinatori e quindi conviene sempre comprare l'acqua ai supermercati. Si può anche bere quella prodotta localmente, ma non se ne può abusare. Questa è una delle prime attrazioni, il giardino dei cactus. Tutto è semplice, qui c'è la mala.
8 è un po' tardi, è appena uscito l'ultimo gruppo, peccato, tanto mi hanno detto che posso riprendere comunque l'ingresso, quindi l'ingresso è qui, è un giro di circa 1 chilometro, da lì si esce. Un vero peccato, mi dispiace, chissà se ci tornerò. Però il bagno grotto è aperto. Il giameos dell'acqua è aperto. Dove mi trovo? Ci sono dune, nuvole nere e vulcani e una strada lunghissima davanti a me. Davanti a me c'è Orzola, mannaggia a me, come si pronuncia? Spesa fatta, adesso devo trovare un posto dove accamparmi. Ma guarda
che bello. E vai. Io penso di aver trovato veramente un ottimo posto. Ragazzi, io mi piazzo qui. Qui dentro. Stasera pennette, tonno e formaggio. Come primo giorno, oggi Lanzarote è andato al di là di ogni aspettativa, è stato veramente incredibile, stupendo. Però adesso sono stanco morto, mi metto subito a dormire e noi ci vediamo domani. Ciao!